Uomo in cavallo. Ciao a tutti, sono Arcdi09 in compagnia di Federica88Gamer. Oh yeah, e siamo qui su Neverwinter. Oh yeah. Ci siamo, adesso ci siamo trovate. Esatto, finalmente. Dopo una mirabolante dopo due video. Esatto. E niente, allora teoricamente dovremmo andare a parlare con il sergente Knox, se non ho capito male. Si chiama proprio così? Knox, sì. E niente, andiamo a seguire la via luccicosa. Qua ci sono i barboni. Cos'è? Cittadino comune. Esatto. Ma è bello comunque come server, mi piace molto. Oddio, sta laggando un pochettino. Aspetta un secondo. Okay. Perché adesso c'è tanta gente collegata qui. È vero, però è bella questa città, che bello. Bella Neverwinter. Okay, perché c'è un cavallo sul tavolo? Dove? Io vedo un cavallo sul tavolo, ti giuro, qua c'è un cavallo sul tavolo. Che figata! Lo vedi tu? Sì, che meraviglia. È fantastico, è bello. E c'è un cavallo buggato anche. Ah okay. Sì, è vero, vedo. E succede quando si mettono lì a comprare. C'è un unicorno! No, dove? Qui, guarda, sono qui. Mi vedi? Stupendo, voglio anch'io. Che meraviglia. Hai fatto un'ultra mega laggata. Aspetta che ti invito nel gruppo, così almeno sappiamo sempre dove siamo. Perché mi sembra che quando sei nel gruppo ci si vede, ci si può vedere. Ho accettato. Perfetto, ok. Oh yeah. Olè, ci siamo. Quindi continuiamo. Sì, infatti vedo anche la tua vita a sinistra. Perfetto. Quindi va bene, andiamo avanti. Seguiamo la via luminosa. Mio Dio, mi stavo per investire un cavallo. Altri barboni qua per terra, ok. Una città molto viva, devo dire. Immensa, tra l'altro, wow. Wow, veramente. Fantastico. Cittadini comuni, inutili PNG. Di qua, altri barboni sulle scale. Oh, gente che ci vuole investire. Ok. Fantastica nel winter. È immensa. Ma veramente, è meraviglioso. Inoltre, cioè, cosa stavo per dire? No, veramente mi hai perso completamente. In senso, perfetto. Cos'è questa cosa? Quale cosa? Fammi vedere. Sono curiosa. Una pantera? Cos'è? Dove sei? Questa davanti a me. Sì, è una pantera. Una pantera, stupenda. Come animale domestico. Da coccolare. Ma si devono comprare gli animali? Sì, però penso che determinate cose le puoi fare solo quando sei a un determinato livello. Ah, ok. Noi siamo proprio di basso livello, quindi non paghiamo niente. Per il momento siamo scarse, però miglioreremo. Esatto. Che? Yeah. Siamo okay. Arrivati dal bel fustacchione qua. Knox. Ma, eccolo qua. Vediamo un po' cosa c'ha da dire. Sentiamo. Ecco, era tutto. Perché lui non l'hanno doppiato? Guarda, ti dirò. A proposito, una cosa. Ti posso dire una cosa? Sì. Attenta al microfono che è troppo vicino, che magari quando ridi o comunque si sente un frastuono. Ok, scusa, lo tiro un pochino più su. Ok. Ok, perfetto. E niente. Credo che abbiano doppiato soltanto l'intro. Non avevano abbastanza soldi, probabilmente. Evitato proprio. Allora, Ponte del Drago Addormentato. Concludiamo questa bella. Sì, è morto. Che brutta cosa. Want to thank you for what you did on the bridge. We might have lost Protector's Enclave if the Harbinger breached the wall. Ricompense. Please. Amo le ricompense. Grazie mille. Amo le ricompense. Ricompense. Addio, sergente. Simbolo del novizio. Una nuova arma per me. Lama del cacciatore. L'equipaggio subito, che sarà utilissima secondo me. Equipaggia. E poi ho anche identifica. Perfetto. Equipaggia. Avevo anche degli stivali da ladro io. Equipaggia, sono utili. Tutto utile. Tutto fa magnania. Poi ho una tunica macchiata. Vabbè, che però non posso mettere. Meglio così, va. Vediamo cos'altro da dirci il grande sergente Knox. Knox. Sto nome. Protector's Enclave, need your help. L'enclave del protettore ha bisogno del tuo aiuto. A quanto pare.
Oggi abbiamo perso molta brava gente. Sì. Geraldo apparso così vicino alle mura non fa presagire nulla di buono per la sicurezza dell'enclave. Già. Ah, l'enclave. Non enclave. Ok, enclave. Enclave. Impresa. Oh yeah. Dalle stalle alle stelle. Vediamo un po' cosa succede. Tieni vestiti alla moda? Sì. Dammi tutti i tuoi vestiti alla moda. Non ne ho. Vabbè, io ho accettato. Semplicemente dobbiamo andare da sto tizio e farci dare dei vestiti alla moda. Perché noi dobbiamo essere alla moda. Esatto, perché credo che... Ho scoperto... Beh, effettivamente anch'io lo credevo una cagata la prima volta che l'ho visto. Questo che rotola davanti a noi. Pazzito completamente. Credo che sia lui. Sì, è lui. Ok. Dimmi un po'. Hello, Sergente Quinn. Dalle stelle alle stalle. Ho sentito cosa è successo sul bridge. You stopped the Harbinger. We all owe you a debt. Prego. Siamo stati bravi. Esatto. I'm afraid I don't have anything fancy, but at least they're warm. Take a look in the chest. Grazie. Fatto. Ok, dobbiamo andare. Vogliamo solo ricompense noi. Esatto, le ci devono rompere con altro. Esatto. Sì, ma mi dà la tunica del contadino. Sì. Cioè, roba proprio scarsa. Non erano alla moda. Esatto. Ma una grande moda contadina. Cioè. Ma vai a quel paese, ti attacco, maledizione. Moda contadina, un corno. Ma li hai messi tu o ce li hai nell'inventario? Teoricamente si mettono sotto all'armatura. Ah, però okay. Vabbè, perché ti modificano un po' la skin, quanto ho capito, dell'armatura, e magari diventa diversa. Però vabbè, io non sono interessata a queste cose. Se tu vuoi provare, magari può essere divertente. Perché ci fanno andare avanti e indietro? La maledizione dei giochi di ruolo. Dobbiamo sempre avere missioni. Vai. Questo mi ricorda tanto Metal Gear. Con la venda sull'occhio. È vero. Protector's Enclave needs your help. Oddio, è vero. Ok, completata missione. Non capisci neanche che, che sono una donna. Sei tornato, mi dice. Il furto della corona. Eccola qua, questa è una missione interessante. Secondo me. I've gotten a report about some disturbances in the vaults beneath the Hall of Justice. The guards are spread thin after the last attack. But you've proven yourself more than capable. Riceveremo una cintura del saprofago. Bello. Let you into the vault. E 200 punti esperienza. I punti esperienza sono il nostro denaro. Più che qualsiasi altra cosa. Allora, quindi dobbiamo indagare sulla corona scomparsa. Che l'hanno rubata. Come l'abbiano rubata, Dio solo sa. Però, vabbè. Gente che entra nelle sale con i cavalli. Risolveremo il mistero. Questa è la sala del re. Ma che bella. Quanta gente. Cavalli da tutte le parti. Sì, ma entrano in... Il bello è che entrano nella sala proprio con i cavalli. Mi hanno fermato? Sì, anche me. Ah, giusto, perché non siamo... Ah, probabilmente perché siamo di livello basso, ecco. Vediamo, perché no? Che ti dice? Lord non è solo il Lord protettore di Neverwinter, è anche il Lord svelato di Waterdeep. Capisci cosa significa? No. Cioè, non è che mi risponde, mi fa altre domande. Esatto. No, vabbè, dimmi che non capisci. Capisco, vado via. Esatto. Allora, mi sembra che la missione inizi da qui. Qui, guarda che bella armatura. Un centurione romano. Lo voglio anch'io. Che figata, ma mi sa che non la posso. O forse sì. Chi lo sa, forse un giorno ce l'avremo. Speriamo. Allora, dai. Allora, entriamo qui. Siamo pronti? Pronta? Sì. Via. Sì. Ah, bene, adesso ci fa entrare insieme almeno. Esatto. Bene, bene. Perfetto. Ti sente ancora male il microfono? No, no, va benissimo, guarda. Ok. È perfetto, guarda. Ok, la guardia. Sempre a parlare con guardie. Amano parlare in questo gioco. Esatto.
Vabbè, la trama ha sempre un qualcosa, anche se... Hanno sentito dei rumori strani. Lui deve sorvegliare l'ingresso, teniamolo a mente. Lui non fa un cavolo, facciamo solo noi. Esatto. Grazie mille. Grazie per averci fatto entrare e per aver scelto. Lasciano andare due donne da sole e lui, un omone grande e grosso, sta lì a guardare la porta. Bah. Ma noi, io sono un chierico, tu sei un ladro. Ce la possiamo fare. Eccoli qua. Pronta? Attacchiamo! Sì, via. Oh yeah. Ho trovato stivali. Tu vedi qualcosa qui in giro? Ho preso anch'io degli stivali. Opla. Allora, di qui. E questi non si sono accorti di niente, ovviamente. Wow. Ci sono degli stivali che si sono buggati sulla scala delle viti. Ah, non li vedo io. Però non li posso usare, sono rossi. Prova a vedere se puoi usarli te. Non so. Che magari sono per te. Ma non li vedo io. Ah no? No, non vedo niente qui. Ah, forse perché li ho uccisi io, ecco perché. Vabbè, fa niente. Vuole un po' di capriole. Yeah. Tra l'altro, un po' di storia. Praticamente, da quanto ho capito, vi hanno spiegato. Ah, c'è qualcosa lì, aspetta un secondo. Scusami, mi sono fatta distrarre. Ah, non ho mano lesta. Tu hai il mano lesta qualcosa? No, fuori visuale mi dice. Usa l'abilità. Ah, aspetta, forse sì. Puoi prendere? Sì, non lo sta facendo, sì. Yeah! Beh, sei un ladro d'attorno. Anelli e scaglie di ferro, cuoio semplice, pelliccia semplice. Prendi tutto. Puoi venderlo se non ti serve. Ok. Poi c'è un modo anche per scambiarsi gli oggetti se ti devo dare qualcosa. Credo di sì. Ok. Via. Che al massimo prima di venderti, ecco. Vedo se ti serve qualcosa. Che poi... Allora, stavo di... No. Oh, aiuto! No. Cosa? Oh, ah, ok. Sì, intanto spaventano. Saltano fuori dalle pareti, dalle fottute pareti. Non si capisce bene cosa da dove saltino fuori. Ok. Yeah, soldi, tanti soldi per me. Ma se li prendo io non li prendi tu? Esatto. Ah, scusa allora. No, no, tranquilla, pensavo... non ti preoccupare, serviranno tutte e due, quindi non c'è problema. No, pensavo che comunque erano doppi, nel senso che li vedevi sia tu che io. No, no, tranquilla. Richiede l'abilità o il kit natura. Prendi. Che non ho. Non ho. Quindi... Ce l'ho io il kit. L'ho preso io il kit natura, aspetta un secondo. Sono praticamente sono vari oggetti che puoi avere, utilizzare. Ho preso rosa del deserto. La fantastica rosa del deserto. Solo in base alle abilità, giusto? Alle cose che impari. Allora, questi sono praticamente dei materiali grezzi. Poi quando più avanti si può imparare a usare dei... Aia, scusate, aia, tanto mi male, sono tanto male. Bloccata. Yeah. Tanto male. Soldi. Soldi. Tu? Preso soldi? Una pozione. Può essere sempre utile. Ah, stavo dicendo, aspetta un secondo perché se non mi baggo il continuo. Sì, infatti. Allora, allora, praticamente quelli che stanno rubando adesso la corona, da quanto ho capito, sono quelli che c'erano prima di Lord Neverember. Ok. E sono questa famiglia che a cui stavano sul cavolo a tutti, praticamente. A tutti. Però loro vogliono tornare al potere. Whee! C'è un forziere qua in fondo. Vai, tutto tuo, vai. Uno io e uno te. Cosa c'è? Ferro grezzo, amuleto e anelli. Un amuleto può esserti utile, magari. Puoi equipararlo. Ok, andiamo avanti. We are, oh yeah. Ta 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 ta. Ma che bello che lancio le saette praticamente. Qui ci sono degli stivali letali. Li vedi tu, io non li vedo. Ok, proviamo a vedere se posso usarli. Mi migliorano qualcosa?
Tanto guardo anch'io nel mio inventario. Sì, mi danno un po' più di mi danno più forza. Mi danno più colpo critico e più 2 difesa, equipaggio. Ok, sono sempre gli stessi, simili, un po' diversi magari, ma fanno qualcosa. Credo. Corriamo. Vedremo più avanti. Esatto. Vai. Pronta? Via. Prontissima. Scusami se ho staccato prima. Tranquilla. Ok. Che bella sala. Altri combattiti. Via, all'attacco. Wow. Adesso ho colpito prima io. Brava. Aia, questi lanciano delle cose rosse. Attenta, quello è un mago. È praticamente... Attenta, stai lì lontano quando è così. Ok. Brava. Olè, perfetto. Bravissima. Una tu... Ah no, ok. Ma perché le prende insieme? Non lo so. Ma fa niente. Volevo prenderne solo una. Tanto di soldi ne avremo a bizzeffe quando uccideremo più mici. Dove vai? A prendere degli stivali qui. Ok. Ok. Pensavo volessi acculturarti un po' con qualche pergamena. No, scherzo. Scoprire la storia della corona. Esatto. Dimmi un po'. Parliamo con lui prima, sì? Sì. Non l'avrei mai detto, ma perché mi dite l'ovvio? Hanno fatto arrabbiare i morti. Un interruttore segreto nella libreria. Cerchiamolo. Resta qui, li fermerò io, o noi più precisamente. Ci okay. Pensiamo noi. Esatto. Allora, cerchiamo un interruttore segreto. Ah no, c'è già. Eccolo qui. L'ho trovato. Vabbè. C'era la... Vabbè, ce lo indicava lui dove. Aspetta un secondo però, che qui ci sono un paio di cose. Pergamena. Ho preso pergameno. Ho avvertito della conoscenza. Magari qui poi ci sono delle cose interessanti. Tipo qua c'è... Perché si è bloccato? Ta. Bene, dopo questo piccolo disguido riprendiamo. Mamma mia, quando la connessione è un po' così, vabbè. Qua non possiamo fare niente, no? Beh, forse c'è qualcosa. Aspetta. Kit arcano. Kit religione, forse, ecco, la mia abilità, posso usarla. Cos'ho fatto? Boh, vabbè, non lo so cosa ho fatto, vabbè. Andiamo avanti. Quindi, vabbè, direi andiamo avanti a questo punto. Proseguiamo per il passaggio segreto. Esatto. Beh, passaggio segreto, era in bella vista. Oh, cadaveri! Oh, un falò. Un falò. Vita, stanno vita. Stanno combattendo. Aspetta, vita, vita. Riprendiamoci la vita che è meglio. Ecco, adesso possiamo ritornare. Okay. Ehi là, possiamo unirci alla battaglia? Cortesemente? Olè, io ho già iniziato. Sì, ok, che ho iniziato io, però non tutti contro di me, grazie. Ok, dai. Una corazza. Posso metterla? No, mi serve la classe del guerriero. Via. Ops, vabbè, scusate. Non so chi dei due li ha presi. Lì, vai, prendi tu. No, questo è tuo, perché c'è mano lesta, serve il... Ok. Vai. Vado sulle casse! Yeah, ti salto intorno! Ho trovato della pelliccia e del ferro. Sempre utili se vuoi venderli. Farai tanti soldini. Ok, pronta? Olè. Via. Via. Muori. Ci sono i soldi. C'è la corazza lì, se vuoi. Non la vedo. La vedi solo? Ah, mi sa che la vedo solo. Dipende da chi uccide chi, credo. Ah, mi sa che è uguale all'altra che ho preso. Sì, infatti non la posso mettere. Quando è rosso di solito è per quello che non lo puoi mettere. Vai, zombie putrescente. Ok. Oh yeah. Wow, che sala immensa. E pensa che questo dovrebbe essere teoricamente una tomba. Cavolo, cioè, se questa è una tomba. Se questa è una tomba vorresti morire? No, direi di no. Scheletri, no.
Questo è fatto. Sì, ci sono svariate classi, credo. Ok, andiamo. Ci siamo. Che bello come si muove. È diventata gialla. È vero, e poi con in mano questa croce tipo del tipo con la che la forza di Gesù sia con me. O di quell'altro dio che non so di che dio appartengo, sinceramente, però. Vabbè. Questo chi è il copo di Notre Dame? Uccidi 50 zombie. Uccisione di zombie 1 completata. Bravo. Ok, pronta? Scheletri. Vai. Anch'io uccisore di scheletri 1. Olè. 50 scheletri ucciso. Ci sono i gobbi di Notre Dame. Ah no, ti stavo puntando, pensavo. Quando cadono per terra fanno. Esatto. Oh! Oddio! Dov'è finito? È morto? È già morto? Cioè, ha fatto quell'ingresso spettacolare e poi è morto così? Sì. Che figura di merda. Vediamo un po' cosa c'è qua. Pelliccia semplice scampoli di lana, cristallo arcano. Prendi tutto. Tanta roba. Tanta roba. Magari di là c'è anche qualcosa? Di qua? No? No? Nope. Zero. Ok, no, io qua vedo qualcosa. Ah, ok, però non l'ho visto. Vai pure. Kit religione, forse tu lo puoi prendere. Ah, giusto, è vero. Perché sono un chierico. Va bene, andiamo. Olè. Fai strada, vai, Federica. Possiamo guida entrare la... da dove è uscito lui, no? Magari un po' questi? Aiuto! Non li avevo visti. Mi sono andata apposta. Questo si è buggato contro le arcieri. Ok. Ho trovato un'icona castigatrice e un altare portatile. Quello non lo vedi. Un altare portatile. Un altare? Kit natura, no. Altare portatile, te lo immagini? Cavoli, vai in giro con un altarino. Ok, ok. Guarda che belle immagini che ci sono qua. Guarda che naso che ha. È grossissimo. È un uomo affascinante. Oddio, ok. Aiuto. Ho sentito dei rumori. Ma sono magri questi zombie, non mangiano. Eh già, sono denutriti. Non mangiano carne umana da un po'. Eh già. Poveri zombie. Anche loro devono sfamarsi in qualche modo. Eh sì, devono vivere anche loro. Vivere, tra parentesi. Dona un po' di soldi a un povero zombie denutrito. Facciamo la campagna a fondi per gli zombie. Difendiamoli. Esatto. Mi sa che qui... vediamo. Mi sa di boss battle. Questo tizio con i capelli fascinosi. Io non ho ancora capito se è una donna o meno questa. Credo di sì, però. Sì, è vero, sembra una donna. Ok, c'è qualcuno qui? Oh, il guardiano. Il boss. Che brutto. Su, dai, è uno scheletrino. Cioè, la possiamo fare. Questo sarà piuttosto. Attenzione. Vuoi non attaccare la mia amica? Oh, non ho fatto in tempo. Tranquilla che in due ce la facciamo. Vai, quanto può? Un altro po'. Cavoli. You're too late. The crown belongs to the Gnashers. E sparisce dentro al sarcofago. Al sarcofago o quello che era, non mi ricordo. Ok. Siamo state grandi. Già. F, interagisci con il piedistallo.
È il tuo altare portatile. Esatto. Vediamo un po' cosa dice. Esamina la scena del crimine. Sì. Ok, vediamo un po' cosa c'è nello screen. Cintura del saprofago. Saprofago. Anche a me. È vero che aveva detto ce la dava. Esatto. Vediamo quanto mi dà. Mi dà un bel po' di punti ferita massimi. Equipaggia, va. Me la metto. Dai. Anche a me, sì. Quindi abbiamo finito. E direi che dobbiamo andare di qua. Sì. Oh, ecco il cancello. Ma è bellissimo che corre con questa cosa in mano. Sembra uno specchio. Esatto. Specchiati. Si guarda allo specchio mentre corre. Specchiati. Esatto, specchiati e pentiti. Pentiti. Si vede con le sue belle corna. Ogni tanto ti vedo correre, poi tipo ti fermi in aria con le gambe aperte, poi ricominci a correre. Non so perché. Bug stranissimi. Va bene, dai, usciamo, va. Yeah. Oh, che ridere. Olè. Dai, poi man mano che registriamo, ci abituiamo di più, riusciamo a registrarli meglio. Esatto. Ok, va bene, direi che possiamo finirla qui. Sì, per questo episodio direi che va esatto, bene. Abbiamo sclerato abbastanza. Completata la missione. Esatto. E beh, gente, ci rivediamo alla prossima parte. Ciao!